Ascoltiamo le sue parole, non disturbare chi lavora, rimuovere gli impedimenti, alcuni di questi impedimenti li ha citati e raccontati. Io credo che a questo punto la parola debba passare a uno dei destinatari di questo messaggio, di questo discorso, che è nella sua duplice veste di vicepresidente della Camera e di alto dirigente di un grande partito della maggioranza, sul palco il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. Grazie. Grazie. Insomma, dopo la prima strizzata, diciamo, per usare un eufemismo, del direttore nella presentazione, e dopo le parole del presidente Trapetti, capirete che, insomma, vabbè, parlo per prima e poi me ne vado, quindi quantomeno poi non sento gli strati dopo. Allora, grazie, perché mi sento di essere, lasciatemi dire, tra amici, nel senso di una naturale condivisione che non nasce da oggi ma nasce dagli scorsi anni, quindi il fatto di essere ancora quest'anno tra di voi, di avermi avuto tra di voi, davvero la riprova di un feeling, di un sentimento che ci lega dal punto di vista della prospettiva e della visione. Quindi grazie al Presidente Sangalli per le sue parole, grazie al Presidente Trapletti, grazie Alessandro, grazie a tutti voi, saluto ovviamente tutti i colleghi parlamentari presenti e ovviamente un grande affettuoso abbraccio a ognuno di voi. Lo scorso anno ci trovammo qui per tirare la fila di quello che era stato un periodo terribile, è stato già ricordato, la pandemia, poi il rincaro dell'energia, di molte materie prime in seguito alla guerra in Ucraina. Già allora dissi che ci trovavamo a fronteggiare una economia di guerra. Oggi a tutto questo dobbiamo purtroppo aggiungere ciò che sta succedendo in Israele. Ma tutto ciò che c'entra? C'entra perché nel frattempo, a distanza di un anno, lo ricordavamo prima, il numero delle vending machine che sono installate nel nostro paese è cresciuto di 15.000 unità. Ed è bello dire che siamo a 835.000 impianti, cioè 200.000 in più rispetto al nostro diretto concorrente europeo, che è la Francia, con una prospettiva di arrivare tra qualche anno al milione di, se non posti di lavoro, quantomeno avremo sicuramente, quelli ne avevamo molti di più, 1 milione di vending machine nel nostro paese. Niente allora come questi numeri rende meglio l'idea di come sia competitivo ed innovativo anche a livello internazionale il settore che oggi voi qui rappresentate, senza contare peraltro tutte le imprese che sono coinvolte nella vostra filiera. E non si tratta di cifre di poco conto, perché c'è tutta una filiera che nasce dal territorio, territorio inteso proprio come terra. Tutti i produttori italiani di vending machine sono leader a livello mondiale, esportano il 70% dei loro articoli. Significa allora che voi producete ricchezza per il paese e pagate tasse all'erario con cui poi lo Stato eroga servizi ai cittadini. Allora bisogna investire e continuare a farlo, nonostante il fatturato del vostro settore nel 2022, ancora una volta ricordato prima, sia ancora inferiore di oltre il 15%, siamo intorno al 16%, rispetto a quello del periodo della prepandemia. Allora a me sembra doveroso, non solo nei vostri confronti, ma nell'interesse dell'Italia, quindi non nell'interesse di una parte, ma del Paese, che come è stato chiesto la politica si faccia carico con responsabilità di ciò che voi chiedete, e considerando questo parterre sicuramente quello che condividerà anche dal punto di vista che sto per dirvi ciò che penso. Dal punto di vista parlamentare io mi sento di rassicurarvi, non a parole ma nei fatti, che quando arriveranno all'esame delle Camere i provvedimenti di vostro interesse, cito ad esempio quello in materia ambientale, quello in materia alimentare, quello fiscale, quello industriale, saranno tutti affrontati con l'attenzione, lasciatemi dire, la sensibilità che merita, proprio perché, grazie a Dio, questa maggioranza che governa oggi l'Italia non ha quel pregiudizio, anzi l'ha proprio tolto dal tavolo nel momento in cui ha preso la responsabilità di guidare il Paese, e lo fa con uno spirito di collaborazione autentico, e di questo ringrazio il Presidente Trapletti per averlo riconosciuto. Allora mi permetto di condividere con voi un piccolo aneddoto che mi pare abbastanza significativo di come le vostre istanze siano assolutamente condivisibili non solo da parte della politica ma anche delle istituzioni finanziarie.
Mi riferisco alla vostra richiesta, anche stamattina echeggiata in questa sala, di introdurre tra i mezzi di pagamento utilizzabili con le vending machine anche le app installate sui telefonini. Allora, stamattina, mentre stavo venendo qui in Piazza Belli, ho visto per strada il cartellone pubblicitario di una mostra organizzata, peraltro, con l'altro patrocinio e guida della Banca d'Italia. La mostra si chiama L'avventura della moneta. Sapete quali sono le immagini ritratte nella locandina? Ci sono due distributori automatici di bevande, sono affiancati, ci sono due donne davanti ai due distributori. Una ha abiti dell'inizio del Novecento, tardo Ottocento, e questa donna prova a pagare con una vecchia banconota. L'altra c'ha i jeans e tenta di acquistare dalla vending machine con il telefonino. Allora, non mi sembra che ci sia altro da dire. Per far sì che questa pubblicità, ripeto, sotto l'egida della Banca d'Italia, si trasformi in realtà, serve solo, lasciatemi dire una parola che in questo momento, lo dico sotto voce, un emendamento. Perché va bene tutto, ma sapete, prima è stato citato dal Presidente Sangalli Sallusti. Fatemi citare un drammaturgo latino che si chiamava Publilio Sirio, è arrivato Claudio Lotito, per cui io tremo perché lui il latino lo sa. Allora Claudio, tu mi correggerai, ma c'è una frase di Publilio Sirio che dice: taciturnitas stulto homini prosapienza est. Significa che lo stare zitti è la saggezza dello stolto. Allora noi abbiamo non solo il dovere di parlare, abbiamo il dovere di confrontarci e di fare. Allora, se non sarà un bip, come abbiamo detto prima, che sia quello che si vuole. Cioè, la strada c'è, un maxi emendamento, un emendamento del relatore, quel che si vuole. Quel che è certo è che il buonsenso, prima ancora del consenso, obbliga a eliminare un lacciolo che è antistorico sull'uso delle moderne tecnologie per favorire quello che spesso diciamo, cioè la competitività del nostro sistema imprenditoriale, anche per fare una cosa, semplificare la vita dei cittadini. Tanto vi dovevo, vi ringrazio infinitamente per la vostra cortesia.